Si è tenuta presso il Museo Archeologico di Paestum un'importante conferenza stampa intitolata L'immagine invisibile, la tomba del tuffatore. Organizzata in occasione del 50° anniversario dalla scoperta della famosa tomba, avvenuta il 3 giugno 1968 all'interno di una piccola necropoli del IV-VI secolo a.C. a 2 chilometri a sud di Paestum. Ai nostri microfoni Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, e Gabriel Zuchtriegel, direttore del Parco Archeologico di Paestum. 50 anni alla scoperta della tomba del tuffatore, la regione sostiene fortemente questa iniziativa su una linea di riscoperta antico-moderno. Abbiamo già promosso nei mesi scorsi una mostra di Pompei nel Museo di Arte Contemporanea al Madre, con effetti di suggestioni culturali davvero importanti. Paestum credo debba essere valorizzata ai più. Non ha la dimensione di Pompei, ma il clima di mistero e di sacro che si registra a Paestum è difficile trovarlo in qualunque altro sito archeologico, anche perché abbiamo templi dorici collocati ancora nella natura, quindi si ha davvero una suggestione unica, soprattutto di sera al tramonto, veramente è un'atmosfera da respirare. Dunque una grande, splendida iniziativa culturale, si potrà godere di reperti archeologici, della tomba del tuffatore, ma anche di tanti quadri moderni. Abbiamo un De Chirico, abbiamo altri quadri di grandissimo rilievo, Velázquez, veramente una esperienza culturale unica. Perché questo grande interesse? Perché anche questo dibattito scientifico è ovviamente una parte di questo, si spiega con le scoperte fatte sin dal Settecento nell'archeologia della Mania Grecia, con altre tombe, con altre immagini che vengono da tombe, però non è tutto, c'è anche la parte della cultura che cambia. Delle ideologie del presente, delle correnti artistiche, della moda, di tutto quello che caratterizza l'oggi e che indirizza e condiziona anche l'archeologia nel selezionare, nell'indagare, nel fare delle domande rivolte al passato. Quindi questa mostra vuole capovolgere un po' il rapporto tra presente e passato. Noi siamo abituati a pensare che il passato condiziona l'oggi e c'è questa fortuna dell'antico che poi possiamo indagare, però c'è anche la fortuna del presente nel passato, nel senso che il dato archeologico non cambia, però il modo in cui lo guardiamo dipende dal nostro tempo. Quindi la tomba del tuffatore è una grande scoperta dell'archeologia manio-greca, però anche un po' un prodotto del nostro presente. Direttore, anche il titolo di questa mostra offre tante suggestioni, perché l'immagine invisibile? L'immagine invisibile perché primo l'immagine era veramente invisibile, c'era in una tomba chiusa, una tomba a cassa, quindi non era fatta per essere vista e forse non neanche per essere letta, per essere letta come un messaggio rivolto a noi. Non era questo, perché dopo i funerali l'immagine, l'affresco col tuffatore spariva per sempre nel buio, se non fosse poi per gli archeologi che lo hanno scavato. Però l'immagine invisibile anche in un senso più metaforico, perché dopo il percorso della mostra spero che diventi chiaro che quello che vediamo non è solo il colore, il pigmento sull'intonaco, ma è anche tutto quello che ci portiamo addosso come bagaglio culturale, ideologico, artistico, anche personale, che
ci fa vedere a ciascuno di noi una cosa forse diversa nella tomba del tuffatore, che spiega anche il grande dibattito e le tante opinioni diverse su questa, su questo dipinto. Si è appena conclusa un'interessante visita guidata al castello Filomarino di Rocca d'Aspide e noi siamo con la dottoressa Anna Maria Croce, commendatore della Repubblica Italiana e cittadina onoraria di Rocca d'Aspide, che ha portato qui in visita una delegazione di aristocratici discendenti proprio dei Filomarino. Come è stata strutturata questa giornata? Da una mia ricerca e da quando sono cittadina onoraria che mi sono appassionata alla storia dei Filomarino, e da una mia ricerca attraverso matrimoni siamo arrivati ai principi Massimo di Roma, motivo per cui io ho invitato nobili, aristocratici e personalità che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso viaggio e sono tutti molto soddisfatti. E infatti questa giornata ha suscitato grande soddisfazione nei partecipanti, anche perché si è andata alla scoperta delle radici di queste persone. Sì, delle radici della famiglia Massimo, che è una famiglia molto importante, e discendono dai Savoia, sono imparentati con i Brancaccio, è una famiglia nobile da moltissimi anni, per cui mancava questo tassello. Come dicevo poc'anzi, lei è particolarmente legata a Rocca d'Aspide proprio perché ne è cittadina onoraria. Beh, che cosa pensa di questa visita al Castello Filomarino? Io, oltre a essere cittadina onoraria, ho vissuto la mia infanzia, ho fatto le scuole fino alla terza media a Rocca d'Aspide. Questo mi lega molto ai ricordi, ai compagni di scuola. Si amano sempre le proprie origini. Poi dal 1997 sono commendatore della Repubblica per la mia attività di volontariato che ho svolto a favore dei diabetici all'Ordine di Malta, dove ho lavorato tantissimi anni, e il sindaco nel 2000, il sindaco di allora, mi ha conferito la cittadinanza onoraria. Sindaco di Rocca d'Aspide, Gabriele Iuliano, è una giornata importantissima perché sono giunti a Rocca d'Aspide i discendenti dei Filomarino in visita al castello. Sì, è il nostro grande attrattore, è un castello che è di proprietà privata, direi purtroppo, perché le meraviglie che sono qui racchiuse sono tali da poter essere, diciamo così, oggetto di attenzione da parte di milioni di visitatori. Purtroppo è privato e quindi questo non accade con questa intensità, però resta un posto incantevole, meraviglioso. Oggi abbiamo la presenza di tante personalità, di tante illustri personalità, gli eredi dei principi Filomarino, insomma il nobilato d'un tempo, e che naturalmente in questi ambienti stanno a casa. E quindi è un fatto importante, bello, che ci rende orgogliosi, ci dà grande piacere, perché avere così tante illustri personalità qui a Rocca d'Aspide è sicuramente un fatto importante, e che fa sì che si possa immaginare anche in futuro che questa meraviglia, questa bellezza storica, artistica e culturale possa essere effettivamente in un modo o in un altro resa fruibile a tutti i visitatori del mondo. Io lo spero, sono convinto che prima o poi arriveremo a consentire che ciò accada. La BCC di Acquara ha un unico obiettivo: fare più prestiti alla clientela e aprire più conti correnti mettendosi al servizio del territorio. Conto anticipo fatture, credito agrario per aziende agricole, mutuo agrimprese, mutuo spinta verde, mutuo jolly, salta la fila, anticipo annuale di contributi PAC PSR AGEA ISMEA, PSR 2014-2020 Campania. Vieni a trovarci in una delle nostre filiali ad Acquara, Rocca d'Aspide, Capaccio, Eboli, Oliveto Citra, Battipaglia, Salerno, Campagna, San Gregorio Magno e Sant'Antonio di Ponte Cagnano. BCC di Acquara, insieme per la crescita del territorio. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, Corso Europa 91, Matinella di Albanella. Da noi troverai onestà, cortesia, qualità e convenienza, i punti di forza che ci rendono unici. Frutta e verdura Manzi Maria Grazia, il sapore della natura, a Matinella di Albanella. Tutta come una farfa, che sono a chi da mandi, quando questo non è spa, tra le cuore e la benzina.
preso il via a dicembre 2017 da Trentinare ed attraversato tanti borghi del Cilento e degli Alburni. Stiamo parlando di Botteghe d'Autore, che è giunta adesso a primavera inoltrata all'ultima tappa. Siamo a Corleto Monforte, tra poco si esibirà Peppe Barra e facciamo un bilancio con il direttore artistico Ivan Rufo. Sì, siamo partiti a dicembre con la 12ª edizione di Botteghe d'Autore, abbiamo attraversato tantissimi borghi con la qualità delle nostre proposte artistiche e con la qualità dei borghi visitati. Siamo partiti appunto da Trentinare attraversando Roscigno, Magliano Vetere, Castelcivita e infine Corleto Monforte con Peppe Barra. Siamo soddisfattissimi perché il pubblico è stato molto caloroso, abbiamo avuto veramente delle serate straordinarie. Voglio soltanto ricordare il Capodanno con Hjalmar Megretta a Castelcivita e quindi voglio dire, speriamo di continuare a fare questa esperienza anche il prossimo anno con, come dire, con i comuni partner che partecipano a un progetto così positivo per quanto riguarda il turismo campano. Valorizzazione del territorio che proprio grazie a Botteghe d'Autore avviene anche attraverso l'arte, infatti questa sera si esibirà a Corleto Monforte Peppe Barra. Sì, è quello a cui puntiamo da sempre, dalla prima edizione, poi con il finanziamento della Regione Campania siamo riusciti ad allargare oltre Albanella, dove si è tenuta la prima edizione per 12 edizioni questa manifestazione, siamo riusciti ad allargare ad altri comuni del Cilento e dei Monti Alburni, affiancando appunto la qualità di queste mani di questi artisti alla qualità dei borghi come le grotte di Castelcivita, Roscigno Vecchia, il museo di Corleto Monforte, il museo di Magliano Vetere, il borgo con la terrazza del Cilento a Trentinara, solo per citare quelli di quest'anno ma anche quelli dell'anno scorso come le grotte di Sant'Angelo a Fasanella. Voglio dire, è una realtà positiva, ci sono dei borghi a volte sconosciuti dai più anche nella stessa provincia di Salerno e quindi si può cogliere l'occasione di ascoltare un concerto straordinario e approfittando quindi per visitare anche i borghi come diciamo le location di questi eventi. La buona riuscita di Botteghe d'Autore è dovuta anche alla collaborazione che c'è stata tra lo staff di Botteghe d'Autore appunto e i diversi enti e i comuni. Certamente, anzi proprio per questo mi preme ringraziare il comune capofila di progetto, la giunta comunale del comune di Castelcivita e ovviamente tutti i comuni partner e le loro giunte che hanno aderito al progetto Botteghe d'Autore e inoltre la Regione Campania che ha permesso tutto ciò finanziando l'evento nella programmazione POC 2014-2020. Sindaco di Corleto Monforte Antonio Sicilia, si terrà questa sera a Corleto lo spettacolo di Peppe Barra che chiuderà la kermesse di Botteghe d'Autore. Grande disponibilità anche da parte della sua amministrazione affinché questo evento si potesse realizzare. Beh sì, abbiamo colto questa opportunità insieme agli altri comuni, il comune di Castelcivita, di Roscigno, Trentinara, affinché appunto venisse realizzato un evento che potesse in un certo senso valorizzare nell'insieme un territorio che non era solo quello di Corleto ma nella sua totalità, per far conoscere le nostre belle realtà dell'entroterra della provincia di Salerno, perché tanto c'è da vedere, tanto c'è da offrire ai visitatori. Speriamo che attraverso questo momento di spettacolo i visitatori potranno apprezzare Corleto, in particolare il museo naturalistico, il centro storico con le sue bellezze architettoniche, chiese molto antiche, di grande valore architettonico e soprattutto un patrimonio boschivo di grande valore. Sta voce innamorata, sta voce mormoriata, voce, sta voce mormoriata, sta voce appassionata. Attore e cantante amatissimo, promotore della cultura partenopea, abbiamo la fortuna di avere ai nostri microfoni Peppe Barra. Lei è davvero un artista amatissimo, questa sera si esibirà sul palco di Corleto Monforte, che cosa lascerà Peppe Barra al pubblico di Corleto? Io già sono stato qui anni fa e quello che ho lasciato allora spero di lasciarlo anche adesso. Cioè il mio modo di giocare, di scherzare, di divertirmi col pubblico e nello stesso tempo di comunicare questa bella e grande cultura partenopea.
Botteghe d'autore è un progetto che cerca di portare artisti eccelsi inserendoli in cornici che davvero meritano di essere rilanciate, di essere messe in luce. Qual è il pensiero di Peppe Barra su Botteghe d'autore? Ma queste botteghe di autore se ne dovrebbero fare di più in tutta Italia, perché l'Italia secondo me è il Parnaso se non del mondo ma dell'Europa sicuramente. È una nazione che ha cultura da vendere e in ogni piccolo centro, in ogni piccolo momento urbano e non urbano, piccoli centri, paesini, cittadine, in ognuna di queste cittadine, di questi paesini, di questi piccoli momenti c'è la cultura, c'è, qui c'è la cultura della natura, la cultura della bellezza, il verde, e questo è già tanto. Io arrivando qua l'ho potuto toccare con mano questi bellissimi paesaggi, questi momenti di verde, questi boschi, queste casupole immerse nel verde, e mi sono veramente emozionato. Vasama, perché stavolta vasama, crirama, con un cerchi più e vasama, perché stavolta vasama, crirama. Quindicesima edizione del premio Erika Fraiese, concorso nazionale. Ci sono due baldi giovani accanto a me che provengono da un istituto di Catania, esattamente il Liceo Artistico Statale Emilio Greco, classe terza HS. E loro si sono aggiudicati il primo premio ex aequo. Cominciamo a parlare con te. Tu come ti chiami? Simone Bonino. Allora, ci racconti che cosa avete preparato, che cosa avete fatto? Abbiamo progettato con la classe un cortometraggio che parlava di un paesaggio tipico del siciliano, che è appunto Aci Trezza, dove narriamo una leggenda tipica che è lo scontro tra Ulisse e Polifemo. Io ho anche la possibilità di incontrare un altro studente, un altro giovane, che sicuramente mi dirà qualcosa che riguarda la trama. Certo, allora abbiamo incominciato decidendo appunto di svolgere il cortometraggio parlando di una cosa nostra, il nostro territorio. La trama di questo cortometraggio racconta un viaggio che intraprendono un gruppo di ragazzi del nord che decidono di venire appunto a visitare una zona caratteristica della Sicilia che è appunto Aci Trezza. Vengono accolti in una stazione da dei ragazzi del posto appunto che gli illustrano il lungomare dove appunto viene raccontata questa storia. In questo lungomare, diciamo, questi ragazzi trovano un libro. Questo libro è appunto il libro che narra di questo scontro fra Ulisse e Polifemo. Dopo aver incontrato dei baldi giovani di Catania, dobbiamo incontrare anche le docenti di Catania. E in questo caso abbiamo la possibilità di intervistare Silvia Cacciatore. Un bel sorriso, sicuramente ha tante cose da dirci. Allora, io sono felicissima di partecipare a questo premio che trovo veramente fantastico. Non lo conoscevo e quando mi è stata raccontata la storia mi sono venuti i brividi e quindi non potevo non accogliere questa meravigliosa sfida, chiamiamola così, realizzare un cortometraggio con i ragazzi. Siccome si parla di territorio, lei è la prima volta che si reca in questi luoghi? Sì. Sì. Ed è rimasta, immagino, affascinata, tanta emozione, no? Nel vedere anche i templi di Pestum, ma anche i paesi nell'entroterra cilentano. Un posto incantevole, effettivamente incantevole. Professoressa Francesca Di Mauro, lei è già venuta in altre edizioni qui a Capaccio Pestum e la storia di Erika Fraiese è una storia che ha toccato molto lei, ma anche gli studenti.
Sì, perché gli studenti hanno partecipato sempre con entusiasmo. Poi volevo condividere questo amore di Erika verso la natura, la tutela, anche con altri ragazzi, magari che non erano sempre i miei alunni, con altri docenti. Ho cominciato a raccontare la storia meravigliosa di Erika, che accomuna territori diversi nello stesso luogo che è Pestum, che è fantastico. E la storia di Erika, l'amore per il paesaggio, che in questi giorni naturalmente riuscirà a trasmettere e rinnovare ogni volta questi giovani che partecipano a questo concorso veramente entusiasmante. Angelo Rizzo, presidente della comunità montana Calore Salernitano. Sono momenti importanti questi. Questo premio Erika Fraiese, un premio nazionale, dà la possibilità poi ai giovani di incontrarsi, di scambiarsi opinioni e di visitare territori meravigliosi come questo. Certo, coniugare poi la cultura all'ambiente è una sintesi meravigliosa. E in questo caso il tema di oggi, che è quello del paesaggio, è fondamentale, soprattutto per questi ragazzi che nascono nelle città, che diciamo, il paesaggio lo osservano poco, dargli la possibilità di capire e di poter esperire che cos'è un paesaggio reale, no? In un'area bellissima come quella del Parco Nazionale del Cilento, sicuramente è un evento importante e fondamentale, perché poi sicuramente lo ricorderanno per tutta la vita. Rosario Carione, sindaco di Trentinala. Se parliamo di paesaggi, diciamo che il Parco Nazionale del Cilento è pieno di paesaggi splendidi, ma Trentinara è uno di questi, è una piccola perla. Assolutamente sì, ma abbiamo la fortuna di avere tante perle in questo nostro Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano ed Alburni, e davvero sono felice di essere qui a questa 15ª edizione del Premio Nazionale Erika Fraiese, non solo come sindaco di Trentinara e per l'affetto che ho e la stima di Lorenzo ed Anna. Io non manco mai a questa occasione, come in tante altre, ma sono 15 anni che partecipo a questa manifestazione, perché la ritengo davvero essere bella e importante. Importante per l'intero territorio, non solo per Trentinara, ma per tutto il Parco Nazionale Cilento, Valle di Diano ed Alburni, perché abbiamo la fortuna di amministrare, lo dicevo poc'anzi al Presidente, davvero un territorio che è splendido, è bellissimo e che dobbiamo necessariamente far conoscere, e questa è un'ottima occasione per farlo conoscere a tanti ragazzi, a tanti giovani, a tante scuole che vengono da tutta Italia, e per farlo sempre di più apprezzare nella sua bellezza naturalistica, paesaggistica, storico-culturale. Insomma, abbiamo un territorio davvero importante, per cui davvero felice anche quest'anno di essere qui, felice di partecipare, e voglio anche ricordare l'amico Sergio Vecchio, che purtroppo quest'anno non c'è più, che era colui che faceva parte della commissione, si occupava della parte pittorica, perché poi tra l'altro ha realizzato a Trentinara la Via dell'Amore, arricchendola di splendide maioliche che questi ragazzi hanno visitato ieri e che tanti altri ragazzi avranno la possibilità di visitare. Quindi siamo davvero come parco felici di essere qui e felici di partecipare a questo splendido premio, che sicuramente in futuro sarà ancora più bello, più importante, e noi faremo di tutto affinché ciò accada. Sindaco Francesco Palumbo, sindaco del comune di Capaccio Pestum, siamo alla 15ª edizione per quanto concerne il premio nazionale Erika Fraiese. È un appuntamento a cui lei non ha voluto mancare. Sì, è sicuramente importantissimo, ma io voglio ricordare innanzitutto come nasce questo premio. La memoria di Erika Fraiese è una ragazza straordinaria che purtroppo ci ha lasciato in un grave incidente, e la famiglia in modo straordinario, con un impegno devo dire senza precedenti per questo territorio, ha voluto con forza che il Parco Nazionale del Cilento promuovesse questo premio, che oggi è un premio nazionale, e quest'anno che si tratta il paesaggio fa capire quanto è importante per questa terra. Questa terra che vive di turismo, dove l'economia diventa sempre più forte grazie alla salvaguardia del paesaggio. E sensibilizzare i giovani,
creare le condizioni perché sul nostro territorio poter apprezzare queste bellezze siano proprio i ragazzi, io credo che sia un qualcosa non solo da sostenere ma soprattutto da valorizzare e far sì che venga sempre più diffuso, perché soltanto attraverso questi passaggi possiamo avere quella forza che le famiglie e i ragazzi ci chiedono. 1, 2, 3, we are... FBS!